Ottava giornata internazionale delle malattie rare. Parlare di ricerca e cura dei bambini, di quanti affetti da patologie poco diffuse. Patto d'intesa siglato tra il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, l'assessore alla salute Donato Bentassuglia, con i rappresentanti delle categorie interessate. Un lavoro di concerto tra università, centri di ricerca, medici e pediatri, nonché associazioni malati e naturalmente le famiglie. Nel patto, come sottolineato anche dal governatore della Puglia Vendola, vi sono tutti i soggetti interessati. L'obiettivo è formare un modello di socializzazione di competenza che vuole informare e dare risposte concrete alle esigenze delle malattie rare, basandosi non di meno sul vissuto di ciascun malato. Una sfida a quell'intrapresa che si prefigge il compito di trasformare tutta l'organizzazione sanitaria. E così la Puglia si distingue per avere tra le prime regioni recepito il decreto nazionale sulle malattie rare, come evidenziato il presidente della Federazione Italiana Malattie Rare, Renza Calluppi, farsi così sistema. In Puglia, secondo le risultanze di un censimento effettuato dalla stessa regione, vi sarebbero 16.000 persone affette da malattie rare, un lavoro di interazione continua, quello che si vuole garantire a quanti ogni giorno si trovano a combattere contro sintomi spesso ignoti o poco conosciuti. Una sinergia che, come afferma anche l'assessore Bentassuglia, potrà umanizzare il processo di politica sanitaria in un percorso che darà a tutti un'opportunità in più. Il patto siglato prevede infatti tavoli di lavoro, studi, strategie di sostegno e sviluppo, nonché arricchimento di tecnologie di presidi e poi sperimentazioni di teleconsulenza.